scrivere un libro, da cosa è nata questa idea? Ok, allora, io sin quando andavo alle superiori c'è sempre stato un gruppo su WhatsApp dove sono solo io, che si chiama Sclero, dove mi scrivevo tutte le cose dei video, tutte le idee che mi venivano in mente, perché sennò me le dimenticavo, e invece di usare note, sono malato, quindi ho detto, vabbè, faccio un gruppo su WhatsApp solo mio, e ci mettevo tutte queste idee. Un giorno mi venne, mentre stavo sul pullman, Proud of Me, che era il titolo di, tra virgolette, una serie TV che avrei voluto fare, o comunque di un libro che avrei voluto scrivere. Sono 5 anni che mi viene proposto sempre di scriverlo, ho sempre aspettato per sentirmi pronto, perché alla fine una mia storia sapevo che ce l'avevo da raccontarla, no? Però ho detto, quando mi sento pronto di rendermi anche, tra virgolette, vulnerabile, esatto, di raccontare a tutti. E quest'anno ho scelto l'anno perfetto, perché poi in tempo di pandemia, però ti sei detto lo faccio. Lo faccio, sì, c'è stato tanto tempo che dovevo stare a casa, allora. Tu all'inizio proprio scrivi: non sarei arrivato dove sono senza la mia paura, e grazie a lei che ho scoperto di essere coraggioso. Esatto. Alle volte si dice che la vita è il 10% quello che ti accade, il 90% come reagisci. Esatto. Tu adesso ti senti la reazione, il tuo coraggio a queste cose, sì, più di quello che ti è successo? Sì, anche lo spoiler, perché ovviamente dopo ti ho detto. Io alla fine ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto vivere comunque momenti dove io ho dovuto per forza trovare una forza per reagire, che senza queste persone o senza tutto ciò che mi è accaduto io credo che non sarei stato così. Il momento in cui ho accumulato e sono esploso, ho detto basta. Sono fatto di 1000 colori, adesso ve li spiattello tutti quanti. Infatti, la chiave di lettura di tutto è proprio la libertà di esprimere se stessi. Ne parlavamo pure l'altra volta, secondo me sia nel libro sia nei tuoi video che nella tua esperienza di vita c'è questo messaggio di libertà. Secondo te tu aiuti qualcun altro? Cioè, hai ricevuto anche delle... Ho ricevuto, perché se ti avessi dovuto dire di punto in bianco aiuti qualcuno, non lo so, le persone dicono sì, ma non lo so. Però, dato di fatto che me lo hanno detto, che salivano sul palco piccoli ragazzini che mi abbracciavano, mi dicevano grazie a te ho fatto coming out, di ragazzine che mi dicevano grazie a te ho reagito a un bullo che mi prendeva in giro perché ero grassa. Cioè, mi hanno detto talmente tante cose che ho detto wow, ho questo potere senza rendermene conto. Ed è la soddisfazione più, sì, grande. Sì, perché nella vita uno, con tutti i supereroi che ci sono, dice sempre anch'io vorrei un superpotere, e ho scoperto di avere questo bel superpotere che, senza rendermene conto, facendomi una risata io riesco a far fare una risata anche agli altri. E alla fine questo tono ironico rappresenta, cioè è proprio un filo conduttore in tutto, sia nel libro che nei tuoi video. Quanto effettivamente ti ha aiutato l'ironia e l'autoironia per poi rispondere agli atti di bullismo? Tantissimo, perché nel momento in cui io prendevo in giro solo me stesso, cioè da solo mi prendevo in giro, nel momento in cui lo faceva qualcun altro non mi faceva più male, perché già mi prendevo in giro da solo, quindi... E anche a loro non dava più la stessa soddisfazione. Esatto, perché mi potevano dire tutto, lo faccio io davanti allo specchio da solo, lo faccio nei video che mi prendo in giro dicendo che sono un cretino, quindi se me lo dici tu mi fa piacere, grazie, non cambia niente, oddio, ho scoperto l'acqua calda. Quindi sì, mi ha aiutato tanto l'ironia. Okay. Anche nel libro, ti faccio un esempio, stai affrontando un tema importante, poi parte il film mentale sull'attore. Sull'attore, è stata una chiave che ho deciso, non posso dimettere, perché ho avuto una persona che mi ha aiutato a scriverlo. Perché ovviamente, diciamo, non sono uno scrittore, mi piace scrivere come piace a tutti, però ovviamente per fare un libro ci voleva una persona che ci ha studiato. E quindi questa persona che mi ha aiutato, si chiama Alessandra, è stata bravissima, mi ha capito subito. Ci sono state delle volte in cui scrivevo un qualcosa di pesante, no? Perché noi parlavamo e quindi lei riportava tutte le parole che io scrivevo e raccontavamo un qualcosa tipo di grave, tipo, ed era pesante. E allora ho detto no, il mio libro non può essere pesante, cioè io voglio far capire che nonostante la pesantezza d'oggi io ci rido sopra, cioè trovo il lato, sì, positivo. Dicevo no, qua dobbiamo mettere un qualcosa per smorzare, mettiamoci che... Bello Chris Hemsworth, la riesce. Perché poi quello non è solo il libro, ma anche nella realtà, che avevo detto. Prima di trovare un fidanzato, amore della mia vita, Mariano, io ti amo, ma a meno che non prendi un martello e inizi a sparare fulmini col martello. Alla fine tu hai anche, cioè, messo un po' anche a raggiungere la consapevolezza che potevi esprimere te stesso a... Sì, sì. 360 gradi. Assolutamente, però appena ho fatto coming out con la mia famiglia a 17 anni,
loro avevano un po' paura che lo, diciamo, sbandierassi a tutti i venti, perché non per loro, ma avevano paura delle persone che potevano fare del male, perché un po' l'avevano percepito, un po' l'avevano capito, che tornavo col livido qua, c'è cioè qualcosa che non va, che fa questo bambino, si picchia da solo. E allora avevano questa paura, però gli ho fatto capire che io in un mondo, cioè vivere con la paura in un mondo dove non potevo essere me stesso perché mi dovevo preoccupare, non lo volevo fare, quindi volevo rischiare senza fregarmene che mi poteva arrivare un pugno o un'offesa, perché mi sentivo di voler vivere libero di esporre ciò che sto. E sono passato da offendetemi, mi sto zitto, mi potete anche picchiare perché sono un timido nerd che non riesco ad alzare nemmeno qualcosa perché sono gracile, quindi potete anche ammazzare perché non mi posso difendere. Ah, basta, adesso Hulk fa la vita, me ne faccio proprio, basta, volevo distruggere il mondo. Ed è stato, diciamo, il tuo più grande successo personale. Poi lascia stare il seguito che hai avuto, è sì, secondo me il secondo piano, perché nella tua vita hai avuto proprio la forza di arrivare a dire basta, questo sono io e questo voglio essere, senza avere paura. C'è stata anche una canzone che ho messo anche un titolo di un capitolo che ha significato tanto, sempre di Dio, che dice "You wanna be a loser like me", che vuol dire tu vorrai diventare un perdente come me. E io quando sentivo quella canzone a 14, 15, 16 anni mi dicevo, un giorno ce la posso fare anch'io, cioè quella persona che mi ha offeso vorrà diventare un perdente come sono io. E infatti cantavo "C'ho loser" e ad oggi posso dire che "You wanna be a loser like me". Mi raccomando, comprate il libro Vincenzo Tedesco, Proud of Me, ditemelo adesso se sono sbagliato, andiamo proprio a vedere.